Essere maestri significa anche essere maestri di vita, ma sapere essere anche riconoscenti, perché c'è chi nasce magari in un quartiere difficile, che ce la fa, grazie magari allo sport, però beh, tutto questo non basta, perché vuole continuare ad aiutare altri ragazzi in un quartiere così difficile per insegnare attraverso lo sport le regole che sono quelle della vita. È con grande piacere che nel nostro studio c'è un campione, un doppio campione, Giuseppe Maddaloni per tutti Pino, judoka italiano, giovane, che ha 36 anni, nato a Scampia dove ha vissuto per anni e oggi vive e lavora a Napoli. Ci parlerai anche della tua guida, di chi è stato per te una guida che ti ha sostenuto nei grandi successi che sei riuscito. Io non so se riesco a ricordarli tutti, magari i principali, per 13 volte campione d'Italia, nel 2000 oro alle Olimpiadi di Sydney, niente po' di meno che, dopo tutto questo, anche commendatore del Presidente della Repubblica, è stato Ciampi, nominarti anche commendatore, ma soprattutto un ragazzo. La tua storia comincia proprio a Scampia. Sì, io ho iniziato col judo, neanche lo ricordo, perché tutta la mia vita la ricordo su questa materassina. Vivevo dei momenti simpatici, già all'età di 3-4 anni correvo a piedi nudi, tutto questo grazie a mio padre, che è stato il mio maestro, la persona che mi ha fatto conoscere questo meraviglioso mondo dello sport, che poi nello specifico è il judo, che ha creato quello che sono oggi, Pino Maddaloni, oggi tecnico di judo, cerco di avvicinare tanti ragazzi allo sport perché lo sport per me conserva dei valori che spesso i ragazzi non incontrano facilmente, come il rispetto nel prossimo, il senso del sacrificio, l'amicizia. Diciamo che mette in evidenza questi valori e speriamo che tutti i bambini hanno la mia stessa fortuna di incontrare lo sport, di incontrare una persona che avvicina allo sport questi bambini, perché non è facile, Non è facile, è una sfida quotidiana, nella colossale. quotidianità incontri la scuola, incontri il professore, ma incontrare lo sport devi essere fortunato, ecco. Fra poco parleremo proprio di questa tua attività, di come poi sei riuscito non solo a togliere i ragazzi dalla strada, ma anche a trasformarli in veri e propri campioni. Ma torniamo proprio alla guida che è stato per te tuo padre, che non solo ti ha fatto scoprire uno sport, ma ti ha sostenuto giorno dopo giorno, perché lo sport, dobbiamo ricordarlo, è fatto di grandi sacrifici, grandi impegni, e lo sono stati anche per tuo papà, che la mattina, magari prima di andare a scuola, ti portava a correre e poi in palestra la sera. Ecco, mi portava a correre la giusto un po'. Lui è stato un esempio, lui andava a correre e per me, che lui è stato il mio primo amico, io già da piccolo volevo andare con lui, piangevo per andare con lui e lui mi guardava e diceva, no, sei piccolo. Oppure poi quando crescevo te lo devi meritartela di venire a correre con me, e per me era un sogno già andare a correre, cioè ecco questo, che poi andare a correre, allenarti, sì è un gioco, ma che cosa sacrificio a un bambino? E invece io lo vedevo come, ecco, un mio piccolo sogno che si realizzava, no? Andare con mio padre, diceva, beh, il giorno che mi ha portato mi sembrava che cioè, era un regalo per me, io me l'ero meritato di andare con mio padre a Che correre. cosa ti ha insegnato nello sport, ma anche e soprattutto nella vita, tuo padre? Ma di sicuro nulla è scontato, le cose te le devi guadagnare, la quantità e la qualità, cioè bisogna allenarsi in quantità, bisogna lavorare in quantità, ma senza perdere la qualità del lavoro e delle cose che fai, rispettare il prossimo, non sottovalutare le persone che incontri, e questo è uno dei valori che ha il judo, l'amicizia è importante.
e tante altre cose, ecco, che penso che una puntata non basta. Avete passato tanto tempo insieme, fra allenamenti, ma anche finalmente nel podio, così, così agoniato. Che sapore ha quella vittoria? Ma sai, nel momento che ho vinto, e mi emoziona dirlo, la prima cosa che ho pensato, dico, dov'è papà? Perché dov'è papà? Dov'è il mio maestro? Dico, penso gli è venuto un infarto, cioè, perché veramente io ero uno di quelli, e sono uno di quelli che gestisco le tensioni, le tensioni, ma anche le emozioni nella maniera giusta, ecco. Cerco sempre di ridimensionare a volte la tensione prima della gara, ma anche l'emozione. Invece lui no, lui è uno di quelli che le tensioni magari le manifesta e le vive in maniera più forte. Infatti, quando ho vinto, ho detto: oh, secondo me papà è morto. Cioè, è svenuto. Ecco, no, ce l'ha fatta. Senti, da figlio adesso a maestro, il tuo lavoro a Scampia ha uno spazio che è quello di una palestra dove tanti ragazzi possono allenarsi, ma soprattutto possono così uscire dalla strada e ricevere delle regole che sono quelle del clan Maddaloni, ovvero il rispetto per gli altri, la fatica, come ogni cosa bisogna davvero guadagnarsela, la fedeltà, il coraggio, l'umiltà, ma anche l'altruismo. Come ci si riesce? Prima di tutto facendo tue queste regole, facendo tue questi comandamenti, come li chiamiamo da quelle parti, devi essere tu il primo esempio, devi essere tu la prima persona nella quotidianità a dimostrare che credi, a dimostrare praticamente quei comandamenti. Ecco, il maestro non è un qualcosa di facile, ecco, papà ci è riuscito, riuscendo a prendere dai suoi atleti e in primis da me la fiducia. Devi avere fiducia nel tuo maestro, e lui si è guadagnata la fiducia dei suoi atleti, la mia fiducia, facendo tanti sacrifici, dimostrando che con l'onestà e col tanto lavoro raggiungi il risultato. E il risultato non era vincere una medaglia, il risultato era il migliorarsi. E noi diciamo sempre che, ecco, vincere non è solo quello che porta a casa la medaglia d'oro, ma vince quello che è riuscito a dare il massimo di se stessi. E questo è un qualcosa che a ogni bambino spero possa essere insegnato, perché, ripeto, non è facile incontrare la strada dello sport. Qualcuno pensa, no, perché è facile, ti iscrivi al calcio, ti iscrivi al campo, ecco, al basket, ecco, ti iscrivi. Oggi non è facile che una famiglia, che una famiglia abbia la possibilità di pagare, o la possibilità anche del tempo, o allo stesso tempo anche nella sua cultura lo sport. Spesso lo sport viene considerato un hobby. No, io penso che lo sport insieme alla scuola sono due strade importanti che formano un giovane. Allora, tu stesso, Pino, da figlio sei diventato maestro, non solo nei confronti dei ragazzi, ma mi ha colpito molto come da tuo padre hai ricevuto molto, perché lui ti ha insegnato tantissimo, e come crescendo i ruoli cambiano, quasi si invertano, e così è oggi anche tuo papà che ti chiede a te dei consigli. Ma è un continuo relazionarsi, spesso chi ci ascolta dico, ma questi due litigano sempre, e litigano sempre è un parolone, e noi lo chiamiamo il relazionarci, però naturalmente tutti e due siamo dei caratteri forti, e io dico la mia, la sua, e poi lui dice la sua, e poi si traccia la linea vincente, la risultante, no? Che è quella che poi, ecco, è sul da farsi, anche perché lì sono zone difficili, lì i ragazzi, come dicevo, non tutte le famiglie hanno la possibilità per pagare, allo stesso tempo la possibilità di fare un percorso sportivo. Ecco, noi, mio padre, chiediamo sempre tanto aiuto alle istituzioni, agli sponsor, per poter, perché il judo poi è uno sport come tanti altri sport, che non è che guadagni. Sì, purtroppo in Italia abbiamo soprattutto il calcio, che è quello più noto, più diffuso, ma il judo è uno sport che non è affatto violento, ma che anzi insegna molto a relazionarsi, a impegnarsi.
impegnarsi come ogni sport ad avere rispetto dell'altro, di chi si ha di fronte. E allora, ecco, ti dicevo, siamo sempre lì a trovare la soluzione vincente. E naturalmente, ecco, anche quando veniamo intervistati cerchiamo sempre di far capire alle persone che se tutti volessimo percorrere la strada del guadagno, allora a quel punto non c'è più né la corsa, l'atletica, il judo, il taekwondo, il pugilato, agli Olimpiadi, che l'abbiamo vissuto poc'anzi. Chi ci va? Ci va solo lo sport, solo il calcio. E poi, ecco, non dico ai genitori o ai maestri o alle persone che hanno dei bambini, che hanno la responsabilità di avere con sé dei bambini che loro indirizzano verso poi la strada giusta. Non cerchiamo solo la strada del guadagno, la strada del denaro. Perché non poi quella più facile. No, perché poi dopo, ecco, quella più facile non è sempre quella giusta. Vediamo adesso sui giornali che tutti questi atleti milionari del calcio, no, che hanno guadagnato tanto, poi scommesse e cose brutte che noi non vogliamo vedere. Per questo scegliamo la strada dei valori, la strada quella forte, fatta di regole e di sacrificio. E questo detto da un campione olimpionico come te, sono parole che hanno un peso, parole da ascoltare. Vorrei farti un'ultima domanda. Con tuo papà dicevi ci si litiga, ci relazioniamo però spesso, avete trascorso tantissimo tempo insieme. C'è qualcosa che non sei mai riuscito a dirgli? No, sono uno di quelli che le cose le dice in faccia e che però, anzi, a volte quello che mi ha insegnato il mio sport è che ripeti, e io tante volte gliele ripeto le cose, e naturalmente anche il grazie glielo ripeto, perché se io oggi sono quello che sono lo devo al mio maestro che è mio padre, al mio sport e tutte le persone che ho incontrato lungo questo meraviglioso percorso. E a proposito di testimonianze, allora, Pino Maddaloni, io ti inviterei a restare qualche altro minuto con noi, se hai voglia, nel nostro divano rosso al centro dello studio, mentre